avvantaggiavi tua figlia perché eri carino, no, quindi non volevi rispondere. Io mi meravigliavo che sapesse tutte queste cose, la capitale del Burundi, io ero, ma che cazzo la conosce la capitale del Burundi? E lei la sapeva benissimo. Ma tu ne hai stato? No, ero meravigliato da tutte le cose che riusciva a scoprire, che io non avevo nessuna conoscenza. Ma poi sembrava un ebete, non capivo niente. Non capivo niente. Questa la bocca aperta, che tu non sai che lezioncina privata la farei così in testa. Sono d'accordo, sì. Ma quando facciamo i compiti insieme, io mi accorgo ci sono delle nozioni che ho completamente rimosso. E quindi vado con internet a cercare, vedo la rotella che gira e non mi faccio vedere da lei, capito? Cioè, ti vuoi separare? Mi piacerebbe. Ti propongo una sfida. Sì. Senza aiuti, senza niente. Ci stai? La faccio. Faccio il talento sfidante? Vai. Entri Simone! Che stato, Simone! Ciao Simone, benvenuto! Ciao Simone, ciao, ciao, piacere! Questo qui ha già la faccia che sa tutto lui, eh! Quanti anni hai? 7 anni, si fa paura, eh! Beh, i bambini adesso sanno... Alle elementari, eh! Questo qui mi distrugge, va bene! Allora, noi ci mettiamo qui in postazione, sì. Vedi Simone, guarda, c'è un bel pulsante rosso. Allora, io vi farò delle domande. Chi di voi la sa per primo schiaccia il pulsante e risponde. Simone, sono disposto a comprarti tutta Toys, quello che vuoi. Mi fai vincere, per favore. No, non credo, sì, ti ho detto. Dai, una bustarella. Non ci sono aiuti qui, eh. Ma sei essere... pronto, Simone? Il futuro fidanzato di mia figlia, stai molto attento. Allora, vado a leggere la prima domanda. Okay. Attenzione, parte il... Pucci rischia tutto! Bravissimo! Tu pensavi fosse, non lo so. Metti un giocatore di Massimo Lopez, secondo me. Massimo Lopez in una commedia con la Margherita. È vero. Va bene, allora andiamo subito velocemente alla seconda domanda. Oh. Vai. Allora, da quanti onorevoli è composto il Parlamento italiano? Da 945 più. IVA. Posso dirlo per via della tal condition? Sì, Tutti, hai sentito? Sì, no, sono d'accordo. Vedrai, come Renzi, quando lui ha partecipato al gioco là, che aveva 8 anni, dopo hai visto che casino che ha combinato. Allora andiamo alla terza domanda, sei pronto Simone, sei pronto Pucci? Moltissimo, tanto lo saluto lui. Dai, guardate bene questa foto e ditemi chi è. Sei stuccibile, va che roba. Tu Simone sapevi chi era? Vabbè, sono cose da vecchi. Sono cose da vecchi, Pucci! Dai, bravo! Va bene, risposta esatta alla di Pucci, eh? Sì, ma non lo sapevo, non lo sapevo. Allora, vado con la quarta domanda. Attenzione, Pucci, attenzione. Ma guardate questi strumenti. Ocarina, clarinetto. Questo è un altro turno. Mandolino, sassofono e zanfogna. Qual è l'intruso? Aspetta, non so neanche la domanda. Lui magari la. Qual è l'intruso? Sì, qual è l'intruso? Il mandolino è l'unico che non si suona con la bocca. Il mandolino è l'unico che non si suona con la bocca. Io ho un mio amico fenomeno che non ti dico con cosa lo suona il mandolino. Allora, diciamo che ti sta stracciando. Beh, cioè, siamo 3-1. Sì. Attenzione, dai. Ultima domanda di geografia. Questa è una cartina muta, che vi faccio vedere. Qual è la nazione segnata in rosso? Allora, vabbè. Allora, no, aspetta. No, ma infatti, aspetta. Dai. Non mi esagerare. Allora, Simone, io ti chiedo una cortesia. Non sei già in vantaggio. Proviamo a far rispondere a Pucci. Questa qui è facile, allora è sotto l'ex Jugoslava. Potrebbe essere l'Albania. No, sbagliato, risposta sbagliata, Simone. Il Kosovo. Bravo! Stracciato! Ascolta, sono sincero, ero indeciso tra noi. Allora, campione,
Allora, mettercela tutta, sì. Il pubblico delle Iene è veramente difficilissimo, la sfida è difficilissima, non ridono mai. Allora, prova a farli ridere in 2 minuti, hai 2 minuti, da ora, io e Simone andiamo nel pubblico, vai, fuggi! Allora, visto che si parla di bambini, il trauma che ho avuto da quando ero bambino era la prima volta che ho scoperto che il sesso, è molto gestito. Le prime volte, 16-17 pipi al giorno, avevo degli occhi che... No, ha riso quello lì. Mi ricordo che mi ha chiamato il WWF di Nuova Delhi.